Buonasera da TG Flash Economia, ecco in pillole le novità economiche della settimana. Le fonti rinnovabili sono la miglior scelta per chi volesse investire risparmiando, poiché permettono di partecipare alla realizzazione di centrali che guardano al futuro e alla salvaguardia dell'ambiente, con particolare attenzione al controllo dei costi di produzione dell'energia. I Batici Coperture, che da quasi 25 anni si occupa del rifacimento delle coperture e della bonifica del cemento amianto su tutto il territorio nazionale, presenta il progetto Puglia 2020, che ha l'obiettivo di rimuovere i tetti in amianto e sostituirli con impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita in tutto il meridione, partendo dalla Puglia. Rich Solar Italia è la filiale italiana della Rich Solar Technology, azienda protagonista nel mercato fotovoltaico con una media di 16 MW all'anno. È presente in molte nazioni, prossimamente anche in Africa. Rich Solar produce un modulo di altissima qualità con 10 anni di garanzia. IPS produce Camin Quadro, una canna fumaria metallica coibentata d'esterno quadro verniciabile, doppia parete, che si distacca dal mercato delle canne fumarie avendo l'involucro esterno in forma quadrata, con cerniere che si fissano alla parete. I materiali usati: acciaio inox, rame e aluzinc, alluminio più zinco. Monete false addio. La MBS SRL, azienda giovane nel settore macchine per conteggio banconote, ha brevettato un selezionatore di monete, MBS 600, con 5 cassetti per il conteggio e la selezione delle monete e uno speciale cassetto che scarta le monete piccole e in più quelle false. Leader nella produzione di organi di trasmissione meccanici da oltre 30 anni, la Gambini Meccanica presenta il nuovo marchio aziendale e il nuovo catalogo tecnico con informazioni dettagliate sulla costruzione di cremagliere e ingranaggi. Formazione, ricerca e sviluppo le priorità. Nasce in Nuova Zelanda circa 6 o 7 anni fa da una felice idea di una stilista neozelandese, Shelley Tichborne. E tutto è nato da un modello, come spesso accade in tanti brand, dall'Eskimo, modello in puro montone, con dei ricami a volte tonali, a volte in contrasto. Ovviamente il DNA è la comodità, la praticità e anche con qualche accento glamour. Una caratteristica del brand Mu è di usare anche materiali un po' particolari e segue ovviamente tutto il discorso moda. Adesso c'è un discorso molto forte legato al biker, poi ovviamente abbiamo anche altri accenni sempre alle tendenze della prossima stagione. Block è un'azienda storica nel mondo della danza, delle calzature per la danza. Nasce nel 1932 in Australia. Sono tuttora i numeri uno nel mondo nella produzione di scarpe appunto da ballo. Da diversi anni è nata anche una parte civile che ha cercato di coniugare la semplicità, l'eleganza del ballo con la tecnicità della calzatura da ballo. È venuto fuori ovviamente una ballerina che ha come DNA la comodità, la flessibilità, ovviamente uno stile estremamente sofisticato. Il marchio Allero Design nasce pochissimi mesi fa ed è stato fortunatamente subito un successo. Due fratelli, Al e Ro, che hanno due personalità completamente diverse, che si uniscono per una passione comune, quella del design, della moda, del fashion. E da questa unione è nato il primo occhiale da sole in gomma con lenti e montature intercambiabili.
L'occhiale è un unico pezzo in gomma con lenti e montature intercambiabili. Li proponiamo con 27 colori di diverse tonalità e trasparenze. La particolarità di questo prodotto è che si possono intercambiare con un semplice inserimento della lente nella sede dell'occhiale e così abbinarlo in base all'abbigliamento possiamo indossare varie montature. L'occhiale viene proposto in una simpaticissima confezione contenente la montatura con una doppia coppia di lenti, una sfumata e una spicchiata. L'edizione del Pitti gennaio 2012 abbiamo presentato la collezione autunno-inverno 2012 e le prospettive future di questo prodotto sono di incrementare altri colori e altre forme di montature e siamo soddisfatti di questo enorme successo. Johnny Lames, sport per l'antonomasia vuol dire tempo libero, quindi tempo libero, relax, e ci piaceva nei nostri capi dedicare questo spazio di naturalezza sia nella qualità, nella vestibilità dei capi, quindi usando anche dei materiali tipo dei jersey accoppiati che dessero questo comfort alla vestibilità. I colori rispecchiano quello che sono i classici nostri colori, che sono i blu, i verdi, i rosa mescolati con i marroni, e lavorando soprattutto sul discorso degli indaco. E la maglieria invece, diciamo, sempre usando filati molto pregiati come l'Emsul o Misty Cashmere, continua anche qui la tradizione della qualità, perché vogliamo dare nello sport non il gusto del trasandato, ma il gusto di uno sport che sia anche raffinato. In più quest'anno abbiamo aggiunto nella giubbotteria dei jersey accoppiati pesanti, dove anche qui il comfort e la vestibilità rende i capi molto facili sia da indossare che da usare. Tipico marchio dell'azienda Golden Season, un'azienda leader nelle produzioni internazionali con partnership con i più grandi brand mondiali. È nato questo marchio da 4 stagioni, in un momento difficile di mercato siamo riusciti, grazie a una distribuzione molto selettiva, grazie a un ottimo rapporto qualità-prezzo e grazie a un prodotto altamente performante, a diventare leader nel settore sportswear italiano. La Golden Season è proprietaria di 4 marchi, Atipico appunto, Arbour Master, Cochrane e People of Shibuya. La linea di punta è il marchio Atipico, dove il core business sono pantaloni in prevalenza, ma dove abbiamo già fatto un programma a breve, nel giro di 1-2 anni, dove apriremo il primo flagship store a Milano e poi subito dopo proseguiremo con il progetto retail. Il requisito fondamentale di tutti i nostri brand è che i capi nascono, vengono pensati, disegnati e prodotti tutti all'interno delle nostre aziende. L'obiettivo che si pone Atipico oggi con questa nuova collezione è di selezionare ancora di più la clientela e non allargarla, ma crescere in quei clienti trendsetter italiani ed europei e diventare sempre più leader di mercato.
La Stewart è un marchio che nasce nel 1982 a Regello, in provincia di Firenze, con delle caratteristiche che si sono evolute e mantenute nel tempo, anzi accrescendosi, che è la storia del vintage raffinato attraverso passaggi e finissaggio di materiali veri, come capre, bufali e soprattutto con le conce vegetali sul lavaggio e il finissaggio dei pellami. Lo sviluppo è uno sviluppo storico di un marchio che da sempre è stato valorizzato da una clientela molto importante, perché è una storia autentica del Made in Italy e perciò del valore della manualità trasmessa e riportata negli anni con un valore aggiunto di quello che è l'espressione del Made in Italy più autentico, sia attraverso i materiali che attraverso i finissaggi e le lavorazioni. In questo caso è una capra a concia vegetale, dove si è realizzato un capo di un po' più facile portabilità, perciò il lavaggio e il trattamento di finissaggio sono stati portati meno all'esasperazione per avere un capo vissuto ma più semplice e più portabile. Sono 20 anni che vendo i giubbotti di Stewart e lavati con quel fa di vero, unici nei nomi visti, degli oggetti di culto più che dei capi di abbigliamento. Sono dei pezzoni, come si dice in gergo, unici, belli, non ce n'è uno uguale all'altro. Puoi girarlo, rigirarlo, anche uguali.